Buonasera, buonasera! Siamo in collegamento in Bielorussia! Ciao! Ви в Білорусі, наш завтра праздник. E allora, vai col concerto, vai, lo seguiamo! Forza! Tra buio e luna, i passi e la paura, e avanti in marcia, coraggio per di qua, le mani fredde al calcio del fucile, all'alto la puntate e non sparate. Dov'era il bosco? Ci fu uno sgretolio di ghiaia e di nascosto. Qualcuno andava giù in miniera, carri armati o solo camion militari, come un lampo. Scesi in paese urlando, è guerra, e in un minuto tutta la gente fu per strada o non capiva o già chiedeva al cielo aiuto. Il poliziotto col pigiama che intimava calma, il sindaco pensò che fossi matto, poi sbiancò del mio spavento. Tutta la giunta convocò 40 eroi tra veterani, mercenari avanti in marcia, tra buio e luna, i passi e la paura, avanti in marcia. Li sento, sono qua, la guerra no, finì 10 anni fa, e all'alto la puntate e non sparare. Vai! Vai ancora! Musica tutta la notte, notte bielorussa! Vai! Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano? Ciao, 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 e se io muoio da partigiano? Tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e tutti quelli che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Oh, eccoci, eccoci, siamo ancora qui. Anche e ci noi. Sono anche io, eh. Ti vedete? Sì, no, sì, ti vediamo, dai. Ah, sì? Va bene, allora. Adesso ci prendiamo un po' a noi la trasmissione, allora. Allora, innanzitutto faccio l'intervista. Mi metto un po' qui più vicino, così mi vedete un po' meglio. Eccoci qua. Emanuele, vieni un po' qui se hai coraggio. Vieni un po' qui. Allora, siamo qui in Bielorussia. Devo abbassare la voce anche qui, devo stringere, non ne posso più. Allora, il figlio nascosto di Toto Cutugno, nipote, amatissimo da sempre in Bielorussia, uno dei più acclamati, l'avete visto anche all'ultimo festa di Sanremo con l'Armata Rossa, ecco, ha mandato
il suo parente più prossimo, a cercare di catechizzare questi giovani. Ecco, chiaramente canta sempre Dov'era il bosco, da quando ha fatto con noi Attraverso lo specchio, ma forse non ne sa più nemmeno una. E che ci stai a fare tu qui con noi? Io l'altro giorno mi sono alzato di notte e mi sono imbattuto nella tua ombra. Dico, ma sembra Emanuele Bocci? Era proprio lui. Che ci stai a fare? Che ti ci ha mandato, ti ci hanno portato? No, sono venuto qua perché volevo formare un gruppo con i ragazzi bielorussi e casualmente ho trovato anche te, anche voi. No, eravamo prima noi. No, lo dici te, c'ero prima io. Noi siamo 18 anni che veniamo qua. Ah sì? Sì. Ma mio zio da prima? Toto, credo. Sì. Tutugno. Ma com'è andata? Mio nonno. Quanti giorni è che sei qui? Ma sarà 4-5 mesi. Hai questa sensazione? Sì, il tempo è molto denso da queste parti. Sì. Sono arrivato lunedì, però non mi ricordo di quale mese. Ah. Forse 4 giorni fa, non mi ricordo. Perché 4 mesi o 4 giorni. Quanti chilometri fa? Molti chilometri. È stato per adesso un viaggio, un misto tra l'on the road e l'in... Ma guardo, no, ma io sono abituato a cantare, quindi è un mix questo viaggio tra l'idea dell'on the road e l'incontro umano con altre persone, un'altra cultura, altre persone. Questa gente che c'hai alle spalle. Questi sono il mio gruppo. Questi sono il gruppo che mi sono formato qui da queste parti. Il gruppo si chiama, allora, per esteso, Manu Pacà, perché Pacà in bielorusso vuol dire ciao. Manu sarei io, Pacà ciao. Quindi Manu Pacà e le bestie del bosco. Ma perché il pezzo, il cavallo di battaglia, è appunto Dov'era il bosco. Dov'era il bosco, e queste sono le bestie del bosco. Le bestie del bosco. Ma dovevo bestie? No, è così, un vezzeggiativo. Giovanni! Qualcuno si è fatto la prigione. Giovanni, mi senti? Ma no. Mi senti? Non si sente. Se tu non usi il microfono, noi non ti possiamo sentire in Italia. Ci dobbiamo passare il microfono. Ma sì. Siete storti tanto allora. Cosa non avete sentito? Che noi cominciamo da capo adesso. No, le tue ultime battute. Quali sarebbero? Riassumiamo così vediamo se sei stata attenta fino adesso. Adesso, dopo Emanuele Bocci che raccontava questa esperienza, tu hai iniziato a parlare, ma io non so leggere le labbra. Ma io non dicevo niente, l'unica cosa che volevo dire era che se queste bestie del bosco erano così bestie come le descriveva lui, perché a noi ce l'hanno sempre descritti come brutti, sporchi e cattivi. E qualcuno ha detto pure, ma che ci perdete tempo a fare andare in Bielorussia con questi che tanto non hanno combinato tutti i colori. E adesso volevo vedere uno che fa l'artista, dice che è un artista, che ne pensava. Comunque Manu Pacà, perché Pacà in russo vuol dire ciao, e lui è il nuovo Manu Ciao, dice Manu Ciao o Manu Pacà e le bestie del bosco. Quindi qual è l'esperienza, ti hanno già fregato tutto? Ma io devo dire la verità, per quel che riguarda me vanno a tempo. Cantano bene, insomma, sono riuscito a farli cantare insieme a me, quindi per me va bene. Poi tutto quello che hanno fatto non mi interessa, in fondo. Si sta bene in loro compagnia, insomma. Ma si sta bene, mi sono anche divertito parecchio, anche a suonare con loro sia i brani miei, sia questi brani così della tradizione italiana. È stato divertente, molto divertente. Quindi da quest'estate nelle piazze Emanuele Bocci canterà anche l'italiano, Bella Ciao e qualche altra canzone che vedremo dopo, che sentiremo dopo, vero? Sì, con le bestie del bosco però, rigorosamente. Senti anche Giovanni, ci abbiamo una domanda dallo studio. Dica. Sì, Emanuele, buongiorno. Ciao Ruslan. Come ti senti là, come ti trovi là in Bielorussia? Mi trovo bene, l'ho detto all'inizio di questa breve intervista, il tempo mi sembra molto denso di avvenimenti, anche di incontri, è tutto molto interessante, divertente e direi in certi momenti anche un po' commovente. Ma all'incontro di questi ragazzi che cosa hai pensato? Nel senso che come ti sei sentito quando hai incontrato loro proprio?
Ma sai, dunque, rispetto a quello magari a cui siamo abituati in Italia, sicuramente c'è stato un forte senso di novità lì per lì. Comunque, quando ti trovi di fronte ad una novità, magari tendi a essere sempre un po' nervoso, un po' restio. Però poi sono persone veramente, devo dire la verità, mi sono sentito molto accolto da loro, anche proprio nel proporre queste canzoni, insomma, in questo mio modo. E anche insieme a loro li ho visti molto, molto partecipativi e contenti di suonare insieme a me, insomma, e queste percussioni, questa atmosfera un po' tra il bosco e tra il dover e il bosco. È stata una cosa molto interessante e bella per te, sì? Sì, molto interessante e molto bella. Va bene. Bene. Va bene, noi cari vi salutiamo con un nostro applauso con tutti gli strumenti e ci vediamo fra poco. Perfetto. Ecco, vai. Perché?